Tale quale show, Gabriele Cirilli fa un appello alla Rai. Gabriele Cirilli dà tale e quale show ad un One Man Show. Ecco il suo sogno. Tale e quale show questa settimana andrà in onda eccezionalmente il sabato sera. Ieri il programma condotto da Carlo Conti ha dovuto cedere il proprio spazio alla partita Italia-Macedonia, valevole per la qualificazione a mondiali. Il conduttore però anziché saltare una settimana, recupera la puntata persa questa sera. Per Carlo Conti è un debutto al sabato sera con tale e quale show, da 6 anni in onda solo di venerdì. Fa parte del cast del programma, ormai da sempre, il comico imitatore Gabriele Cirilli. TV Blog lo ha intervistato e sono emersi diversi particolari interessanti. Primo tra tutti è che Gabriele Cirilli vorrebbe più fiducia dalla Rai. Al comico piacerebbe testare nelle reti Rai un One Man Show. Nell'intervista dice di poter essere in grado, specialmente dopo tutti i ruoli che ha ricoperto in questi anni. Partito da Zelig come comico, ha poi avuto esperienze di conduzione, di imitatore ed anche nella fiction, come ad esempio in Un medico in famiglia. Tuttavia Gabriele Cirilli ha malincuore e ammette di essere dispiaciuto che la Rai non voglia mai sperimentare con lui, nonostante ultimamente sono state testate diverse novità. Tale e quale show, Gabriele Cirilli ringrazia Carlo Conti e spiega il suo ruolo. Gabriele Cirilli ammette che senza Carlo Conti la sua carriera non sarebbe decollata in questa maniera. È stato proprio il conduttore di tale e quale show a chiamarlo per la prima volta in una trasmissione diversa da Zelig. Alla domanda di TV Blog sul fatto che Gabriele Cirilli lavori in TV grazie a Carlo Conti, lui afferma. Carlo è un amico, lo è da 18 anni e il fatto che mi abbia utilizzato come ospite nelle sue trasmissioni è perché ho portato dentro la mia professionalità e devo dire un grazie vero a Carlo. Dunque davvero riconoscente Gabriele Cirilli nei confronti di Carlo Conti che da anni pone molta fiducia su di lui, invitandolo nelle sue trasmissioni. Gabriele Cirilli risponde anche alle critiche che riceve, afferma che non si può piacere a tutti e che spesso gli danno fastidio le critiche in modo distruttivo. Io le critiche le accetto ma non le offese. Se scrivi che io accetto l'elemosina di Carlo Conti allora mi offendi. Se scrivi che Carlo Conti ti stima e ti fa partecipare allora mi fa piacere e non puoi scrivere che non faccio ridere. Dovresti scrivere non mi fai ridere. Gabriele Cirilli ama molto il suo lavoro ed oltre ai suoi impegni teatrali, gli piacerebbe testare di più il mondo della televisione, partecipando magari a qualche fiction o veder cucito su di lui un One Man Show.